Stai guardando ancora Match Music, siamo qui nella nostra redazione musicale di Dance Corner e oggi è passato a trovarmi veramente un DJ storico, lo posso dire, c'è Daniele Baldelli. Ciao. Sì, ma ciao. Storico ma attualissimo perché mi è capitato più di una volta di incontrarlo zona Lago di Garda o giù di lì che suona. Vabbè. Però in Giappone non sei mai venuto. No, infatti adesso mi devi raccontare, perché alla fine mi sa che ha toccato tutto il mondo. Sì, ultimamente mi sto espandendo. E questo adesso ce lo racconterai, ho un regalo per te. Non so se l'hai mai visto in giro, perché adesso è diventato anche famoso, però è il nostro centimetro. Molti ti dico, nella stagione passata hanno detto anche che potrebbe essere anche un contatore di BPM. Wow. Vedi, dai 119 ai 135, ma è firmato Dance Corner. E così, visto che lo vendono in giro, però firmato Dance Corner non c'è da nessuna parte. Io te lo metto. È mio. Grazie. Centimetrato Daniele Baldelli è dei nostri. Vai. Daniele, senti, eravamo arrivati che arrivano questi DJ americani alla baia degli Angeli, a Gabicce, e tu finivi alle 3 nel tuo club, siccome loro andavano avanti fino alle 6, andavi a sentire. Cioè, ma poi cosa succede? Cioè, lì già gli freghi un allora, po'. Succede che l'arte. Io facevo anche il pomeriggio al Tabù, ci faceva anche il pomeriggio. Sì, no, ma certo, fino agli anni 90. E quindi un pomeriggio Bob e Tom vengono al Tabù, quindi grande fibrillazione, oddio ci sono quelli della baia, oddio ci sono quelli della baia, io faccio il mio lavoro, quello che era, e alla fine del pomeriggio questi due ragazzi vengono da me, io ancora non li conoscevo personalmente, vengono da me e mi dicono bravo, bella selezione, ma perché non togli la gomma, eccetera, eccetera. Io dicevo ma vieni su, vienici a trovare, ma alla fine dopo siamo diventati anche amici, così. E dopo mi sperimentavo anch'io, chiaramente guardandoli, il fatto di mettere il 45 giri, eccetera, eccetera. Quindi da loro ho imparato, diciamo, come fare. Poi dopo, ovviamente, siccome the Italian do it better, eravamo più bravi noi. Senti, e poi c'è l'avvento anche di altri piatti, perché poi andiamo avanti anche con le tecnologie. Non arriviamo al 1200, ma comunque già la Technics tira fuori dei piatti che sì, forse io infatti sono stato forse come si chiama, la mosca rara, colui che prediligeva l'SP15 a elenco, che forse poi era sempre della Technics, ma prima ancora c'era, si chiamava MK2, era un altro ancora, perché montava il proprio braccio, era un piatto della Technics che aveva la regolazione di velocità in digitale, cioè tu vedevi nel display più o meno 9,9, quindi era molto più del Technics 1200 che aveva più o meno 6, e quindi questo piatto a me mi affascinava anche perché all'epoca i dischi erano così fuori tempo che a me piaceva molto prepararmi alcuni set, cercavo la perfezione, che non era sempre facile averla, però con questi riferimenti numerici io potevo, certi miei messaggi erano fatti un po' come se avessi il pentagramma, cioè dovevo scrivermi partire a meno 7 e dopo 4 battute andare a meno di 12 per poi era un lavoro da paranoico quale io ero probabilmente, che però mi dava molte soddisfazioni perché era piacevole per me appunto incastrare due dischi nella maniera giusta, non semplicemente sulle percussioni che poi insomma ma proprio sulla musica, sul parlato. E c'erano cose molto strane che succedevano facendo questi incastri particolari. Probabilmente da lì viene poi, diciamo, come dire, un po' il mio trademark, no? Sono conosciuto per questa cosa qua. Certo. Finché poi alla baia ci arrivi tu. Infatti, Bob e Tom vengono quel pomeriggio a trovarmi e mi fanno i complimenti, mi dicono di andare a trovarli, diventiamo amici, e quando loro decidono di abbandonare la baia per tornare a New York, uno di loro mi propone alla nuova gestione della Baia degli Angeli, io chiaramente accetto, con un po' di remo, insomma, un po' di fifa ce l'avevo, andare a sostituire questi due non era da poco. E infatti quando dopo uno dei soci della nuova Baia degli Angeli mi dice guarda, il mio socio ha anche contattato un ragazzo che si chiama Claudio Rispoli, in arte Mozart, dice ti dispiace se viene anche lui? Dico no va benissimo. Vero, ce la dividiamo due, almeno ci aiutiamo a vicenda.
E quindi da lì parte questa avventura che non è durata tantissimo, perché poi la Baia ha dovuto chiudere. Comunque nella stagione 77-78 eravamo io e Mozart che lavoravamo appunto alla Baia di Bianca. Poi con Mozart hai lavorato ancora, l'amicizia è andata avanti anche professionale, o comunque è rimasta una parentesi? No, dopo ci siamo un po' persi di vista, abbiamo fatto qualche cosa più avanti, e poi come in tutte le coppie, ogni tanto la coppia scoppia e quindi ognuno per la sua strada, abbiamo divorziato. Però la stagione è stata comunque veramente non un successo di più, perché ancora ne parlano e ancora c'è un remember. Sì, lo faccio dal 1999, ho cominciato nel 1999 perché appunto così come idea di celebrare i miei primi 30 anni di DJ, perché ho cominciato nel 69, quindi nel 99 erano 30 anni giusti, ho ideato questo party, questa festa che va avanti, quest'anno era stato fatto il 14esimo evento, che è un quindi grandissimo adesso successo, prossimo giugno 15esimo evento, avanti così. E sempre pieno? Sempre pieno, di vecchi e nuovi, la cosa carina è che oltre ai vecchi fans, che ormai hanno la mia età, anche di meno, perché io ero più grande di loro, e cominciano ad arrivare i figli, i nipoti, e quindi insomma ecco, è una cosa piacevole. Ci devi raccontare, perché poi arriva anche l'avvento dell'afro, adesso ce lo dici. Daniele Baldelli è qui a Dance Corner.